Allora, stamattina all'Istituto di Cultura Meridionale con Geo Nocchetti per presentare il suo ultimo lavoro. Gesù non aveva amici e nemmeno una famiglia. Un pamphlet sulla famiglia. Sì, allora, come ho detto, questo libro non dice cosa deve essere una famiglia, come o chi è un amico. Io dico esattamente il contrario. Che cosa non è la famiglia, che cosa non è più l'amicizia, chi non sono amici, pur proclamandosi tali, e parto da una convinzione: amicizia e famiglia sono due contenitori di valori, non sono valori assoluti. Cioè, noi spesso in questi anni abbiamo confuso il cassetto con quello che c'era dentro. Il cassetto famiglia, il cassetto amicizia vanno riempiti con dei valori, e per fare questo ci vuole impegno. Noi non possiamo pensare di essere o aspirare a diventare amici o padri o figli così, come un fatto quasi normale, senza metterci. Noi dobbiamo comportarci nei confronti della gestione di questi sentimenti con lo stesso impegno che profondiamo nel nostro lavoro. Quindi una rivisitazione anche dei luoghi comuni legati alla famiglia. Moltissimi. Allora, vi dico solo, il cane, che è in copertina, come viene definito? Il miglior amico dell'uomo. Perché secondo voi? Ve lo dico subito: perché non parla, quindi sempre, non può mai esprimere un'opinione, positiva o negativa che sia, è sempre con voi, sia che voi siate dei delinquenti, delle persone per bene, dei disgraziati, scodinzola, si contenta di poco, vi segue ovunque. Ecco, questa è l'idea standard che noi abbiamo dell'amicizia, cioè un'idea complice, un'idea che è la stessa che hanno molti camorristi, delinquenti, cioè quelle persone che dicono: ma tu mi sei amico, e allora che significa? Siccome sono amico, devo esserti anche complice? Insomma, un libro che spazia a 360 gradi e quindi incuriosirà i nostri amici, i nostri lettori. Allora, il libro ha due pregi, secondo me. Costa poco, appena 10 euro li potete spendere, ed è breve, anche se, diciamo, intenso. E per ora fate una bella passeggiata a Piazza Dante da Tullio Pironti, che è un personaggio, perché il libro si vende lì, oppure collegatevi sul suo sito, Tullio Pironti Editore, e ve lo portano direttamente a casa. Quindi scegliete. Però una cosa vi prego: non leggetelo e acquistatelo solo per voi, ma regalatelo. Questo è un libro che io posso definire, presuntuosamente ma non tanto, di educazione ai sentimenti. Allora, un'ottima idea per i regali natalizi. Gesù non aveva amici e nemmeno una famiglia, di Geo Nocchetti. Grazie. Grazie.